Dopo 51 puntate ha deciso di lasciare definitivamente l'eredità. Il quiz show di Rai 1 di cui è un recordman assoluto. È entrato in gara nella puntata di domenica 1 novembre e da quel momento è stato mattatore assoluto del programma, ha battuto il record di presenze che prima di lui era fermo a 34 puntate. Ha giocato a 33 ghigliottine, 21 il primato precedente, ha vinto in 8 occasioni, 5 il record superato. Da un po' di tempo cominciavo a pensare che sarei stato eliminato, ma non succedeva. Iniziava a mancarmi la concentrazione degli inizi e poi non è semplice partecipare a un gioco così in piena pandemia, ha spiegato Cannoletta in un'intervista al Corriere della Sera. Sono stato quasi 2 mesi chiuso da solo in albergo, uscivo solo per registrare, alla lunga la situazione è diventata sfiancante. In effetti la sensazione era quella. E poi avevo anche paura di stancare il pubblico e temevo di poter nuocere a un programma che mi ha dato tantissimo rimanendo per troppo tempo. Non volevo essere una zavorra. Continua dopo la foto, e ancora, nessuno all'eredità mi ha mai detto che sarebbe stato meglio se fossi uscito. È stata una mia decisione, presa in piena autonomia, al 100%. Voglio continuare a fare quello che facevo prima, divulgazione sui miei canali social, Twitter e Instagram. Posso dedicare una parte di quella somma a un progetto più strutturato e poi ho anche un nuovo bacino di utenti che si è molto allargato grazie alla mia partecipazione al gioco di Rai 1. Continua dopo la foto, ormai è diventato un personaggio del mondo della TV. Ed è stato ospite domenica 27 dicembre di Da Noi. A ruota libera, programma condotto da Francesca Fialdini. Il divulgatore di origini leccesi che ha portato a casa la bellezza di 280.000 euro è scoppiato in lacrime, si è concluso un ciclo. Io avevo dato all'eredità tutto quello che potevo dare e l'eredità aveva dato a me tutto. Continua dopo la foto, infine ha anche parlato di con cui è rimasto in buoni rapporti, è stato un saluto molto più allegro del commiato televisivo. Ha capito, siamo rimasti in buoni rapporti. È talmente una persona di un'umanità straordinaria che non poteva non capire. È un essere umano straordinario che poi sia un grande professionista e una persona di una simpatia travolgente lo sa tutta l'. Ma soprattutto è la persona che mi ha consentito di essere rilassato, di sentirmi a casa e poter rispondere a tante domande. È gravissimo. Qualcuno intervenga. Sanremo 2021. Scoppia la bufera dopo l'indiscrezione sul prossimo 28 dicembre 2020.